che anche in quell'occasione non dimentichiamo che da lì a 5 anni ci sarà il concordato, 1929. Quindi insomma, sta di fatto che il prete sinistro, lo chiamava Mussolini, il prete fu messo da parte. E dov'è che? E così si riunì in un gruppo e fece un piccolo partito, naturalmente, no? Tutti i moderati stettero del 24 con la lista, e quindi ecco formata la lista, il listone, per i garantisti c'erano tutti. Il listone si confluì con fascisti, liberali, popolari. Il risultato elettorale premiò in modo ovviamente abnorme la lista di maggioranza, punì le opposizioni a cui i seggi vennero naturalmente attribuiti con la proporzionale, e così siamo arrivati al 30 maggio 1924 e deve iniziare la seduta della Camera per la convalida degli eletti. Ecco, presentazione. Io spero di aver tracciato un quadro, spero chiaro, insomma. È una storia complicata, di storie c'è una quantità incredibile di nozioni, notizie, bisogna scegliere pezzettini. Il testo è straordinario, questo testo è, anzi a proposito, questo qui, l'idea resistente, ha deciso di donarlo alla biblioteca, in modo che chiunque voglia, è un'edizione un po' ridotta, ma le cose essenziali ci sono tutte, e quindi poi quando... E ora? Passiamo alla lettura del discorso. E io ho bisogno di qualche aiuto. Dobbiamo immaginare che qui c'è, questo è l'emiciclo. Là c'è il governo, il presidente della Camera. Qui ci sono 250, 300 deputati vocianti, urlanti, una cadena impressionante. Dall'altro lo sparuto gruppo dell'opposizione. Allora, io naturalmente dovevo ricorrere a un aiuto perché interferivano, l'hanno fatto dannare, ve ne accorgerete, e quindi ho chiesto aiuto a qualcuno che mi facesse da controparte. E perciò chiedo a Adriano, ce l'hai gli occhiali Adriano? Allora ti puoi accomodare qui al grave. E poi ho i due accaniti avversari, sarebbero stati individuati, sempre che abbiano gli occhiali, il Germano e Fausto. E quindi, per favore, grazie. I testi sono qua al vostro posto. Per riuscire a raccontare un po' questa storia ho dovuto ricorrere anche a un personaggio che certamente nella Camera di allora non c'era, era donne non c'erano, non votavano. E qui invece sono contento, ce n'è un buon gruppo e mi fa piacere, poi di quelle toste, mi fa piacere. Quindi, e allora Vittorio mi fa la cronista, lei sta nell'angolino, mi fa la cronista. Ah, a proposito, mi occorre il presidente, perciò. Questo è il testo per il presidente, grazie Giovanni. E un presidente che si rispetti c'ha anche il campanellino. Vabbè, gli occhiali che fuori, sono di voi. Tu hai 35, no? Insomma, mettetecelo tu, Giacomo Matteotti aveva denunciato
denunziato le violenze fasciste fin dal 1919 e più volte nel corso degli anni successivi aveva subito aggressioni e minacce gravi. Dopo le elezioni del 6 aprile 1924, la Giunta delle elezioni propone alla Camera il 30 maggio in sede di verifica la convalida in blocco degli eletti della maggioranza parlamentare. Giacomo Matteotti, invece, chiede l'annullamento in blocco della elezione dei deputati inclusi nel listone. Ha chiesto di parlare l'onorevole Matteotti. Ne ha facoltà. Noi abbiamo avuto da parte della Giunta delle elezioni la proposta di convalida di numerosi colleghi. Nessuno certamente degli appartenenti a questa assemblea, all'infuori credo la Giunta delle elezioni, saprebbe ridire l'elenco dei nomi che sono stati eletti, dico nessuno, né nella Camera né nelle tribune della stampa. Vive interruzioni alla destra e al centro. Non è vero! Ma cosa dice? I nomi li conosciamo benissimo. Onorevole Farinacci, io sostengo che non esiste. È passato il tempo in cui si parlava perché le tribune informassero. Certo, certo, la pubblicità dei fatti è per voi un'istituzione dello stupidissimo secolo XIX. Vivi rumori, interruzioni alla destra e al centro. Comunque dicevo, in questo momento non esiste da parte dell'Assemblea una conoscenza esatta dell'oggetto sul quale si delibera. Soltanto per quei pochissimi nomi che abbiamo potuto afferrare alla lettura, possiamo immaginare che essi rappresentino una parte della maggioranza. Ebbene, ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa pura e semplice eccezione, cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto una votazione di 4 milioni e tanti voti. Interruzioni, colpi di pugni sui banchi dalla destra. E anche di più! Di più! Molti di più! Potesta lista non li ha ottenuti di fatto e liberamente. Ed è quindi dubitabile se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che è necessaria. Interruzioni, proteste dalla destra. Dicevo che è necessaria per conquistare, anche secondo la vostra legge, i 2/3 dei posti che le sono stati attribuiti. O potrebbe darsi che i nomi eletti dal Presidente siano quelli di capilista che resterebbero eletti anche se invece del premio di maggioranza si applicasse la proporzionale pura. Ma poiché nessuno ha udito i nomi, probabilmente tali tutti non sono, e quindi noi contestiamo in questo luogo entronico la validità dell'elezione della maggioranza. Rumori vivissimi dalla destra, colpi battuti sui banchi, piedi battuti sul pavimento. Basta Matteotti, la smetta! È ora di finirla! Vorrei pregare i colleghi sull'elezione dei quali oggi si giudica di astenersi perlomeno dal rumore se non dal voto. Rumori vivissimi dalla destra e risate. L'onorevole Matteotti ci prega. Gli danno fastidio i rumori. In contestazione non c'è nessuno. Di destramenti si asterrebbe. E noi contestiamo! E allora contestate voi! Certo, sarebbe maraviglia se contestasse lei, onorevole Maraviglia. L'elezione, secondo noi, non è essenzialmente valida. E aggiungiamo che non è valida in tutte le circoscrizioni. In primo luogo, noi abbiamo la dichiarazione fatta esplicitamente dal governo. Rumore di disturbo. Ripetuta da tutti gli organi della stampa ufficiale, ripetuta dagli oratori fascisti in tutti i comizi, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, in quanto il governo non si sentiva soggetto al responso elettorale, ma che in ogni caso, come ha dichiarato replicatamente, avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se... I movimenti dell'onorevole Presidente del Consiglio Mussolini, che è scuro in volto e fa ripetuti segni affermativi con il capo. Al suo cenno, i deputati della destra applaudono calorosamente. È vero! È vero! Sì, sì, noi abbiamo fatto la guerra! Applausi di tutti a destra.
Codesti vostri applausi sono la conferma precisa della fondatezza del mio ragionamento. Per vostra stessa conferma, dunque, nessun elettore italiano si è sentito libero, libero di decidere con la sua volontà. Nessun elettore si è trovato libero di fronte a questo quesito. Hanno votato 8 milioni di italiani. E cioè egli approvava o non approvava la politica, o per meglio dire il regime del governo fascista. Nessun cittadino si è trovato libero